Il 1° luglio è il cantiere dei sui fiumi del comprensorio dell'Alto Valdarno. In questa data infatti decade lo stop al contenimento della vegetazione introdotto per legge all'inizio del mese di marzo a tutela della fauna nidificatrice e cominciano così a prender forma gli interventi di manutenzione ordinaria programmati nel piano delle attività di bonifica 2022 predisposti dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ed approvati dalla Regione Toscana. Il restyling come sempre parte dalle aree maggiormente esposte al rischio idraulico. Oggi parte la manutenzione su 1000 chilometri di corsi d'acqua. Questo è un processo iniziato nello scorso autunno sentendo le necessità del territorio, ovvero tutti i comuni che appartengono al consorzio. Oggi quindi possiamo iniziare con i lavori considerando anche le priorità che hanno i diversi corsi d'acqua nell'interazione con il territorio, ovviamente salvaguardando gli ecosistemi fluviali e quindi andando a fare una manutenzione per un corretto deflusso delle acque, ma anche per una tutela ambientale che salvaguardi la tutela ambientale del territorio. Il Consorzio 2 Alto Valdarno è sensibile alla tutela ambientale dell'ecosistema fluviale e ovviamente questa sensibilità è anche dimostrata appunto dalla 1315 del 2019 che prescrive la protezione dell'avifauna sui corsi d'acqua e perciò fa sì che i lavori possano partire da luglio e non prima.